Colonnello Miulli, nel settembre del 2018, quando vi arriva l'ordine di catturare Christian Bruckner, chi è lui per i carabinieri del Comando Provinciale di Milano? Per noi è uno sconosciuto perché le autorità tedesche con cui abbiamo collaborato per l'arresto di Bruckner in realtà non hanno fornito a noi molte indicazioni, anche perché il soggetto si era semplicemente presentato presso il consolato qui vicino di Via Solferino perché aveva necessità di una copia dei documenti. In realtà Bruckner non aveva comunicato alcuna informazione al consolato, quindi un recapito telefonico piuttosto che un domicilio su Milano dove sarebbe rimasto in attesa che arrivassero questi documenti. I colleghi del BKA che ci hanno contattato ci hanno solo detto che era ricercato per una condanna per traffico di stupefacenti che aveva riportato in Germania e per cui doveva scontare ancora un residuo di pena. Pertanto abbiamo convenuto con loro di organizzare questo appuntamento per la consegna dei documenti ed in quella circostanza di poter eseguire questo mandato di arresto europeo che nel frattempo loro avrebbero richiesto al giudice tedesco. Quando lo prendete per strada, lo portate in caserma, come si comporta Christian Bruckner? Quando lo fermiamo per strada rimane un po' sorpreso, ci ha messo un po' per realizzare che fossimo dei carabinieri e che avremmo dovuto portarlo in caserma per approfondire degli accertamenti. Una volta qui in caserma gli abbiamo spiegato che si trattava appunto di un mandato di arresto europeo per una condanna residua per droga. Probabilmente questa cosa lo ha un po' sollevato, nel senso che ha compreso di cosa si trattava e ci ha chiesto semplicemente di poter contattare il suo legale in Germania. Si presentava un po' come un senzatetto perché sembrava che fosse una persona che avesse dormito all'aperto negli ultimi giorni, era sicuramente trasandato, ma soprattutto con sé non aveva nulla. Ripeto, c'era solo questo zainetto al cui interno c'era una Bibbia, pochi effetti personali, non aveva soldi, non aveva documenti, tanto che appunto ne aveva chiesto una copia al consolato, non aveva un cellulare e quindi una presenza, come dire, anonima, insomma, di un soggetto che probabilmente viveva, insomma, all'aperto di espedienti. La detenzione è breve, la estradizione è rapidissima e le tracce di Christian Bruckner in Italia di fatto finiscono lì. Secondo voi, mi rendo conto che siano congetture, che cosa può aver fatto e per quanto tempo Bruckner qui in Italia, a Milano? Per quanto ci riguarda, la presenza di Bruckner in Italia è assolutamente asintomatica, nel senso che non si rinviene traccia di una sua presenza all'interno delle nostre banche dati. Quindi qualora fosse stato fermato, controllato, o comunque avesse commesso un reato, avesse interagito con qualcuno richiedendo quindi l'intervento delle forze di polizia, una sua presenza appunto nelle nostre banche dati, nei nostri archivi, l'avremmo trovata. Devo però sicuramente constatare che essendo il mandato di arresto europeo datato 19 di settembre, fin tanto che noi non l'abbiamo arrestato, devo ritenere che sia rimasto qui a Milano.